Hey Cooge, ben ritornati dal vostro Andronic 91 su Yo-Kai Watch 3. Vorrei continuare prima di andare a prendere altri yokai e a reclutare altra bella gente che servirà poi comunque sia per la torre Daruma. Vorrei prima finire le due missioni che mi sono rimaste con Katie. Da quello che so dovrebbe esserci una boss battle, quindi facciamole, così mi alleno per bene la squadra. Poi vado a reclutare altri due yokai interessanti e poi vado a fare la torre Daruma. O forse tre yokai, vorrei provare a prendere anche Umbra e Enma. Ci vorrei provare per fare la torre, che è molto utile. Andrea, ho ricevuto un invito. Un invito? Sì, dall'azienda che produce lo Yokai Watch. Perché è fiatone? Ah, perché Vuscia, quindi... Ah. Mi sembra di aver già sentito questa storia. E Andrea, ti vedi accompagnarmi al quartier generale Yopol? Certo. Oh, quindi questa volta tocca a Katie andare al quartier generale per vedere appunto la presentazione. Mettiamo caso che è come la storia principale. Dovremmo affrontare Nobot, visto che comunque sia è un universo parallelo. Non c'è Yopolbot, ma Nobot. Potrebbe essere. Fracasso al femminile. Va bene. Ora ti va di visitare il mio mondo? Certo che mi va. Cioè, mi va un po' di meno giocare con Katie, però... Quindi la sfera rossa sarebbe la sfera che ci permette di andare nel mondo parallelo. Vai al negozio di orologi nel mondo di Katie. Ho sbagliatissimo il tasto. È notte, c'è la possibilità di incappare nel clown. E cosa che non voglio. Per due volte sulla versione di Sushi l'ho trovato qui e non mi è piaciuto affatto. Ora abbiamo anche gli yokai. Sì, per forza. Non è che posso stare da solo. Insomma. Hello. Hello, guarda, fatemi indovinare, siete qui per la visita dell'azienda Yopol? Come fa a saperlo? Volete proprio sapere come lo so, Non avremo mai una risposta diretta da questo tizio. È un uomo curioso. È tutto pronto, questa porta conduce al quartier generale Yopol. Quindi è in tutto e per tutto uguale questo mondo parallelo, tranne che c'è Katie. E basta, solo questo cambia, sembra. Wow, è straordinario! In quanto collego l'orologio io provo una profonda ammirazione per la Yopol. Bene, ora andate e divertitevi! Ok, forza, che poi non è che l'azienda Yopol produca orologi. Cioè, Yopol sì, ma non... È ovvio che sia ispirata alla Apple, perché la Apple produce gli Apple... Perché la Apple produce gli Apple Watch, gli iWatch. Io l'ho chiamato! Avete visto chi c'è? Sì! Wow, quindi questo è il quartier generale Yopol, è enorme! È così spazioso! Katie è così carina quando è felice. Che succede? Niente! Con quale voce? Whisper, è un grande onore essere qui, non credete? Ed è tutto a merito del duro lavoro di Katie. Siamo arrivati, great. Ora incontra Luna. Questo è il quartier generale Yopol. Sì, Luna, è questo. La 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 la. Io ciao, sono Luna Celesti. Hai ricevuto anche tu l'invito, eh? Già, mi chiamo Katie Forster, piacere di conoscerti. Io ciao, è un saluto molto interessante. Vero? È uno dei miei preferiti. La prossima volta lo provo anch'io. Oh, hai anche tu uno Yokai Watch. E il giallo è un colore così bello, puoi abbinarlo con tutto. Ma hai il Dream Watch? Perché... Come fa ad averlo giallo? Io ce l'ho tutti quanti, sono rosso, blu e... bianco? Perfetto, quindi eccolo, il Nobot. Wow, robot! Che schianto, ma guardate che carrozzeria, è un capolavoro! Maledizione! Hai il cavo da fissare! Questo robot ha un guasto? Tu non sei Yopolbot, vero? No, io mi chiamo Nobot, capito? Sono qui da sempre. Oh, ok. Vorrei tanto poter iniziare a farla finta una volta per tutte, ma... Preparatevi per la visita, non sono stati completati, quindi non posso. Nell'attesa provate a parlare con la gente qui intorno.
L'ho chiamato Nobot. Sicuramente ci sarà una boss battle con lui. Ma dovrebbe esserci alla fine dei 3 capitoli? Non lo so. Oh, praticamente sì, il mondo parallelo è la stessa cosa di Nathan ma con Katie. Ah, ok. Io sono Principerla. Forte. Ma perché abbiamo Incantella? Ma dovremmo avere Nuvola Azzurra in teoria, giusto per abbinarlo al contrario. Sì, questa qui pure, Indovolpina. Va bene. Nulla di interessante. No, andiamo. Non perdiamo tempo, dai. Bene, cominciamo. Venite tutti qui. Wow, sono emozionata. È un gruppo di soli ragazzi e chissà chi hanno in mente. Ma questo non doveva essere una visita guidata? È ora che scegliete chi tra voi è la numero uno. La numero... Ma tutte femmine, ora che ci penso, è vero. La numero uno di cosa? La più degna di indossare lo Yokai Watch. L'eroina numero uno. Ma come l'eroina... Come indossare lo Yokai Watch? Torno subito, vado solo a prendere il mio costume da Sailor Sam. Quindi la numero uno sarebbe la più convincente come eroina? Corretto. Se restano tutte scelte come candidate al titolo di migliore eroina. Hai detto eroina? Allora stai parlando di me. Perché sei eroina tu? Capitami. In quanto rappresentante degli yokai classici, lotterò fino alla fine. Le principesse sono grandi eroine, non è vero? No, le principesse si fanno solo rapire. Mario insegna qualcosa. Eroina? Non mi interessa particolarmente, ma sembra divertente. Fatemi sotto, forza Katie, mettiamocela tutta! Ok, facciamo vedere a tutte il vero significato della femminilità. Chi meglio di donne può definire femmina? Il significato di femminilità, non femmina. È così carina, come faccio a competere con lei? Sapete che c'è? Non ho uno sfondo per Katie, però ce l'ho per Luna, che doveva più che altro rappresentare il Giappone e non l'America, però diciamo che tanto che c'è Luna che è femmina, mettiamo lo sfondo di Luna, no? È così carina, come faccio a competere con lei? Se vinci mi mangio il casco, Luna. Per quanto vorrei vederlo, non credo di avere molte possibilità. Vi prego, fate silenzio. La prima cosa, andiamo a salutare il presidente della Yoppol. Ok, chi è ora il presidente però? Questa cosa è molto importante. Sarà Marco Zuckerberg o Steve Lavori? È Mark. Questo bricconcello è il nostro presidente, Mark Zuckerberg. Non sono certo che chiamare proprio presidente bricconcello sia adeguato. Ciao ragazzi, grazie per essere passati di qua. Non ci credo, sto parlando con il presidente. Grazie, grazie davvero per averci invitati qui oggi. Cos'è questo arruffianamento istantaneo? Arruffianamento, bellissimo. La sfida è già iniziata? Wow, dici sul serio? Essendo un abitante del mare, di sicuro avrà un occhio di riguardo nei miei confronti. Oh, quasi dimenticavo. So che oggi ci sono anche degli umani tra noi. Io ciao, puri Luna Celeste a tuo servizio. Ah, perché Pri, principessa. Se avrebbe una sconiglia Luna, Pri potevi pure evitarlo. So cosa faccio, è tutta una questione di impatto. Comportati come una vera eroina galattica! Scogliigliata! Sarà più come nell'altro mondo, Luna. Ah sì, sei simpaticissima, Luna. Dimmi, che ne pensi dell'imminente gara tra eroine? Ho premuto troppo veloce! Dannaggia a me. Per me è un onore essere stata invitata, ce la metterò tutta. Però penso che vada bene una qualsiasi. Capisco. Bene, grazie per averci offerto il tuo punto di vista, Katie. Wow, Katie è stata fantastica e poi è così carina. Ehi, capo, sta per iniziare la riunione. Oh, giusto, hai ragione. Grazie, Nobot. Sarà più concentrato delle ultime innovazioni di casa Yoppol. Sono un notevole robot! Sono un Nobot! Va bene. Bene, con permesso. Purtroppo devo andare. Buona fortuna a tutte e vinca la numero uno. Va bene. Forza, tutti verso la prossima destinazione. Dall'ingresso raggiungete il seminterrato. Ci incontreremo nell'area di produzione. Quindi potremo vedere come vengono assemblati gli Yokai Watch. Evviva, che emozione! OMG, OMG, andiamoci subito, subitissimo! Non ti sarei mica già dimenticando della gara per la numero uno, eh?
Se dobbiamo fare le stesse cose, aiuta le FF nell'area produzione. Quindi basta che facciamo le cose fatte bene e vinciamo noi. Cos'è ora? Luna è la mia valletta? Ovviamente ci fanno già saltare tutta quanta la parte della presentazione perché non serve. Ah, qui poi se accendete con l'amichetto chiamato Nathan, con il personaggio maschile, c'è un punto di evocazione che ci va sta in cravatta per farvi fare il gioco del di selezionare gli Yokai Watch, quelli giusti e quelli da scartare. Non so se c'è un limite, se puoi fare un record, penso, perché non l'ho provato. So solo che mettendo sta in cravatta puoi fare il giochetto quante volte vuoi. Ok, questa è l'area di produzione. Wow, che meraviglia! Qualsiasi cosa sia fantastica! Wow, guarda quanti Yokai Watch! Quindi è qui che producono tutti gli Yokai Watch, vero? Questo effetto è il controllo qualità degli Yokai Watch. Ma solo per stavolta a effettuarlo sarete tutte voi. Cosa? Dici sul serio? Stai dicendo che noi possiamo fare il controllo qualità? Un momento, che c'entra il controllo qualità con l'essere eroine? Ovvio, le vere eroine salvano i buoni e si sbarazzano dei cattivi. Non so se ne sarò capace, ma ci proverò. Per uscirci l'importante è metterci velocità, precisione e amore. Amore? Concentrati, non essere ansioso, andrà tutto bene. Beh, l'ho già fatto una volta, posso farlo un'altra, no? È un po' facile. O sbaglio? Perché è così facile? Mo. Subito a 50, meno male, perché almeno facciamo una cosa un pochino più veloce. Katie Forrester ce l'hai messa tutta. Ho seguito il consiglio di Wush 2 e ci ho messo velocità, precisione e amore. Maledizione. Il significato di amore non è presente nel mio database. Mi spiace. È stato divertente. Nevaria, sembri piuttosto rilassata. Non ti importa più di vincere? Finge che non le interessi solo per farci abbassare la guardia, è ovvio. Me la conosco troppo bene. È disposta a tutto pur di essere la migliore. Ah, davvero? Non so di cosa tu stia parlando, mi stavo solo divertendo, che male c'è? Però non lascerei vincere una come te, questo è certo. Wow, è carina quanto spietata! Ehi, hai detto qualcosa? No, niente! Oh, che tensione. Cerca di non inimicarti nessuno e andrà tutto bene. Ehi, voi, la finite di parlottare? Silenzio, se volete fare a botta avviatevi verso la prossima destinazione. Oh, cavolo, quale sarebbe? La stanza della lotta! Dovremmo lottare. Ah... Questo è profumo. Grazie. È una femmina. Oh, povero Squalobot. Squala? Lo so che Squalo è sempre maschile e riferito anche alle femmine, però... Insomma, dai. Oh, c'è addirittura una stanza fatta apposta per lottare. Corretto. Vincere la gara mi interessa poco, ma sono sempre pronta a dar battaglia. Oh no, devo proprio partecipare anche io, vorrei evitare. Che faranno Katie e Luna? Io combatterò per Katie. Balenotto 2, ma cosa? Apprezzo le buone intenzioni di Wush 2, ma non sei granché forte. In effetti è un guaritore. Contro un yokai di rango S come incantello saresti strafritto. Proprio come povero Sabian. Razzati, ti farò vedere che so fare. Ascoltate prima quello che ho da dire. Parla. Non è una sfida uno contro uno. I vostri amici possono aiutarvi. Oh, davvero? Una vera eroina ben voluta e può contare su tanti amici. Capisco, allora potrei avere qualche possibilità. Gli avversari di lotto sono prestabiliti. Prima sfida, Enda Volpina verso Katie Forrester. Cioè, uno contro uno? Bene, vi dimostrerò che sono carina quanto letale. Non mi lascerà sconfiggere facilmente. Oh, right, senti quanto è americana, Katie Forrester! Ma tesoro mio, io sono un pochino forte per te, eh.
E non abbiamo neanche la pistola perché non abbiamo il modello sogno. E in effetti sto facendo questa missione un po' troppo dopo. Dovevo farla un pochino prima. Ma mi dice che sono incantati, ma in realtà non è vero. Oh, potremmo fare una cosa veloce. Ecco, mo' è incantato, toh. Ah, ma la pistola ce l'abbiamo allora. Pensavo... Ah, quindi era solo scarica. Va bene. Però, ehi, 1100 punti. E fregate, mica Cotica. Molto buono. Wow. Avete lottato bene. Che c'è? Mi piaci? Mi faresti la guardia del corpo? Guardia del corpo? Devo rifiutare, ma ti ringrazio. Beh, fammi sapere se cambi idea. Al limite puoi venire nella mia squadra, Massimo. Provo a darmi la medaglia, proprio. No, è squadra. Cathy Forest è allora lotta contro la squadra di Nevaria. Salve. Devo combattere contro di te? Ma ci piano con me, d'accordo? Che ti ridi? Saputella. Oh cielo, Nevaria è uno yokai di rango S. Sarà dura batterla. Sì, perché Gelina... Sì, poi c'è Nevaria. Buona fortuna, Cathy. Grazie, farò del mio meglio. Rango S, Nevaria, davvero? Ah. È di rango S. Fracassia! Fracassia! Disturbella, sì, la conosco. E Linguermiera. Anche lei di rango A. Ok, tutto di rango... Ora è rango B. E rango C, che è Chioggianna. Povero Imaginix, sempre incantato. 3, 4 e 5. Questo Imaginix, allora tu ci sei fissata, eh? Ti sei innamorata? E 5. Me la fate fuori, per favore? Grazie. Questo è proprio 0 punti. Mi ha dato tutti quanti con l'incanto. Glielo ho aumentati. Avrò fatto quasi 200 punti con l'incanto. È bello combattere di tanto in tanto. E ora contro la squadra di Incantella. Combattere per una causa è anche più soddisfacente per una vera eroina. Cathy non si è scomposta neanche in battaglia. Che classe fantastica. L'ultimo scontro sarà tra Cathy Forest e la squadra di Incantella. Come cammino tutto quanto. Sono la prossima, già mi prudono le mani. Oh, quella dell'uovo. E anche quella lì che c'è fantasmini che escono da sotto sotto la cesta, eh. Battere Norina Yokai non sarà affatto facile. Allora ti conviene fare del tuo meglio. È vero, prendo il pugnino. Stavo giocando con l'unghia, ma... Che non ho, un'unghia che non ho, oltretutto. Perché vado con la pistola. Ah, vorrei sapere i loro nomi, però. Di lei, il suo, di quello lì con il tesoro, non lo conosco. C'è agente spioniglia, Incantella... Arca miseria, pensavo fosse alto, invece non ce l'ho fatta. Buono. Ah, Pandora, è vero, poi lo sapevo il nome. Tutto di rango S, facciamo fuori Pandora allora. Attenzione, Eloquia. Ah sì, facciamo fuori Eloquia. Aspetta. No, come le baito? Perché non ho uno che mi attacca tutta quanta l'area davanti. Non posso fare granché. Non posso mandare quelle due indietro. Facciamo così allora.
Ma sotto la gonna non c'è nulla. Cosa? Benzaiden addirittura? È una... Questa è quella... Come si chiama? La divinità. Lo yokai divino. Perfetto. Che fai, non cambi? Flam flambe, fammi vedere che cara che fai. Cioè mangia... cosa mangia? No, la principessa dell'uovo, no, non ho visto il nome. Ok. Prin Giovanna. Principessa Giovanna. Mi posso chiamare una paralisi quando scegliete i nomi. Maledetti. Maledetti proprio che non siete altro. Dai su, mamma mia, che delusione sti ranghi S. Li devo allenare io per fare diventare qualcosa di potente, se no qua... buonanotte. Però i soldi. Quanti soldi c'hanno sti ranghi S? Questi praticamente sono come in One Punch Man, sono al rango S e hanno più soldi, però fanno schifo uguale. Non sei per così male? È stata una notte entusiasmante. Che fatica battersi in ben 3 combattimenti di fila. Non ne potevo più. Pare che tutti abbiano finito, dirigetevi verso la prossima destinazione. Ma quando finisce? Sembra che mi diverta badare a voi tutto il giorno. Muoversi! Ora che dobbiamo fare? Proseguite e lo scoprirete. La prossima destinazione è la mensa. Che si tratta di una prova di bonton? Se così fosse sarei imbattibile. D'accordo, in quel caso ti farei gareggiare al posto mio, Whisper. Prima ci andiamo, prima lo scopriremo. Chissà se in questa mensa hanno il cibo per questa volta. Salve. Ah, sì, sembra che ci sia tutto questa volta. Questa è la nostra mensa, qui ci servono pasti di ottima qualità. Ogni giorno vengono preparati sushi e tempura freschissimi. Oh, vado entrambi, che felicità. Che felicità. Preparano solo sushi e tempura, ma non i sukiyaki, giusto? Maledizione. 1. Affermativo, fatemi bastare sushi e tempura. 2. Felicità non è il mio database. 3. Curiosità, i robot non mangiano. Allora Uncle Grandpa vi prendeva in giro. Faceva vedere che il miracoletto mangiava chip e cose varie. Non posso più credere a nulla io. Non so cosa mi renda più triste. Passiamo alla fase finale, la prova delle cuoche. Oh, sembra titolo di un programma televisivo. Prepararete i piatti sopraffini scegliendo tra i nostri pregiati ingredienti. Scusa, Nobot, abbiamo un piccolo problema. Che genere di problema? Parla! Siamo a corto di ingredienti, non ce n'è sufficienza per la prova. Oh, mare, non potremmo sfidarci in qualcos'altro? Non ci sarà nessuna prova delle cuoche. Volevo una sfida tutta cuoche e fiamme. Questo sì che è un incubo da cucina. Sarà te voi a procurare gli ingredienti. Va bene, dov'è il negozio più vicino? Mi spiace, ma vi tocca pescarli dal nostro acquario. È un'eroina che non sa catturare pesci, come può mai acciuffare malfattori? Bella scusa. Potremmo comprare tutto, invece ci tocca un'altra sfida insensata. Pazienza, sarà una sfida fuori dal menù. Tutti all'acquario. Sì. Ah, questa situazione non mi è nuova. Perché le altre erano nuove per caso, Wush 2? Bene, ottimo. Salve. Ah, ti devo pescare, ok. Cioè, tu capisci di essere ricco, secondo me, quando ti permetti di avere nell'acquario pesci che sono anche commestibili. Ma pesci che trovi in acqua dolce. Cioè, pesci che trovi in acqua salata, non in acqua dolce. È fantastica sta cosa. E l'abbiamo finiti. Allora, Nobot, ti va bene? Tengo pronto col pennino, non si sa mai. Grande, abbiamo abbastanza pesci per una settimana.
perché pescare quando si può congelare l'acqua e recuperare tutti i pesci? Dovrebbe bastare per oggi. Possiamo pescarne anche di più. Molto bene, ma attenti, buttandovi a pesce finirete in pasta ai pesci. Katie, ti sfido a chi cattura più pesci. Chi sarà tra noi due il boss delle trote? Ok, il boss delle trote. Vorrei sapere com'era in inglese. Tristemente, in inglese non c'è nessun gioco di parole. Ci sto. Togo, quando avrà finito in questo acquario non ci sarà che acqua. Credo di sapere come andrà a finire. Pescheranno Squalobot e poi Nobot si scatenerà l'attacco. Katie! Patatina, che male, no, poverina! OMG, pesci così giganterrimi ne ho visti solo al cinema! Almeno Nobot non si è scatenato. Che selvaggi, che mostri! Stavo solo barando i fatti miei, notavo felice e spensierata. Non capisco che motivo avevate per prendermi a lama e tirarmi fuori così. Che? Mi fa piacere conoscere persone nuove, ma non è questo il modo. Ma non siamo mica bestie. Sì, sei un animale. Mi perdonerò a patto che vi scusiate. Scusa, avremmo dovuto fare più attenzione. E così la gara è giunta al termine. Il nome dell'eroina numero 1 sta per essere annunciato. Hey! Grazie a tutti per aver partecipato. Ho potuto assistere alla gara... alla gragra. Ho potuto assistere alla gara grazie a Nobot e alla sua telecamera integrata. Ci stavo osservando. Vorrei condividere con voi la gioia di annunciare l'eroina che più ci piace. Amiche e amici, l'eroina numero 1 è... questa adorabile Miss! Io? Ma come? Non che, come? Oh, non so che dire, mi sento come un pesce fuor d'acqua. Ma metà fuor d'acqua. Le grandi battute di Andre Link. Iscrivetevi. Ehi, un momento, non mi sembra affatto giusto. Non era nemmeno in gara. È per la prova finale. Abbiamo confrontato i vostri poteri coi suoi. Ci risulta che sia più potente di tutte voi messi insieme. Non posso crederci. Ve l'avevo detto che sareste finiti in pasta ai pesci. O volete mettere in dubbio l'integrità della nostra gira di soli pesci? Più che per terra, proprio un facepalm che ti trapassa da parte a parte. Era più giusto quello. Mi spiace, ragazze. Penso che la vincitrice sia stata pescata dall'inizio. Abbiamo perso, ma è stato divertente. Abbiamo conosciuto tanti nuovi amici. E ora vi viaggiare qui direttamente dal negozio di orologi. Miss Squalobot, l'eroina numero 1? Hanno preso un granchio, anzi uno squalo è assurdo. Tranquilla, non avreste avuto speranze nemmeno gareggiando da sola. Non diciamo bagagnate. Se ci fosse l'eroina numero 1 sarebbe nel vicino Armionia, ma come scegliere? Dici così perché sei il loro fan numero 1. Per me l'eroina numero 1 è solo Katie. Ah, ancora? OMG, c'è del tenero nell'aria? No, certo che no, smettila Luna. In effetti voi due siete così affiatati. Che stai insinuando, Katie? Ehi, Luna, non punzecchiarli. Oh cielo, Katie non ci arriva proprio. In teoria, sì, personaggio shonen classico. Non ci arriva mai a capirle certe cose. Che sia maschio o femmina non importa. Spaccamore! Li stavo cercando in effetti! Mi serviva Spaccamore per fare la fusione con Q-Pistol. Cheese cake. Sì, cake, lo so. Quindi volendo potrei giocare anche con Katie. Cioè, ti danno il modo di giocare con Katie, ma ci rendiamo conto? Cosa? Andrea torna già nel tuo mondo? Se dico di no? Magnifico! Giochiamo a freccette! Oh, ok!
Praticamente ti danno modo di giocare anche con Katie. Facciamo qualche slottata scrausa? Tre. Vediamo un po' chi esce, va. Sony combattente ce l'ho. E questo chi sarà? Sobron, sempre lui esce. Candiglia, per favore, esci. Niente. Quindi se scannerizzassi QR code delle monete gialle, in teoria potrei trovare lei come primo premio. Dopo una cinquantina, in genere, per forza ti esce primo premio. Me ne torno nel mio mondo, Katie. Mi dispiace. Però per oggi finiscono qui le nostre avventure. Torneremo in un secondo momento. Bene, Cuggi, allora direi che per questo video di oggi è tutto. Bene, Cuggi, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3 e spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!